Pharma. Immagini nuovamente in diretta dal centro sportivo Giacinto Facchetti di Milano, dove Inter e Torino stanno per dare il via al terzo atto della loro sfida infinita, del loro pomeriggio infinito, con il calcio d'inizio del primo tempo supplementare. Ci sono tempi supplementari secchi senza golden o silver goal, quindi si andrà avanti sicuramente e in ogni caso fino al 120° minuto. In caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore. Nessun cambio da una parte e dall'altra. Andiamo a ricapitolare anche le formazioni con tutti i cambi che ci sono stati nel corso del primo tempo. Inter con Bardi, Natalino, Biraghi, Benedetti, Chisela, Krisetig, Duncan, Romano, Dell'Agnello, Bessa e Thiam. Subito però l'azione del Torino, la smanacciata di Bardi, ancora una volta le proteste della formazione granata per un presunto calcio di rigore. In questo caso Barbiero anche in questo caso ha lasciato proseguire. Torino con Gomis, Franchino, Sperotto, Scaglia, Panepinto, Chiosa, Vita, Ippolito, Pinelli, Miello e Ferrante. Si riparte con un calcio di punizione per il Torino dalla linea difensiva. Il lungo lancio a cercare Pinelli, ancora fallo in attacco da parte del giocatore granata. Vediamo che c'è anche la ramanzina verbale da parte dell'arbitro. Sì, probabilmente cercava la copertura per non farsi anticipare dall'avversario, però probabilmente da qui non si è visto, ma era un po' attaccato alla maglia del difensore. Natalino. Da Natalino per Krisetig. Ancora su Thiam, poi lo stesso Romano che viene anticipato, poi nuovamente Duncan, anzi Thiam. Termina terra Miello. Eravamo partiti con pochissimi falli, se ben ti ricordi, il primo tempo, invece adesso un po' una sequenza, un po' anche perché ci stiamo avvicinando verso la fase finale della partita, per cui ogni palla persa può risultare decisiva, e un po' perché la stanchezza sta prendendo un po' sopravvento anche sulla lucidità. Ancora da Sperotto. Prova a fondo il numero 3, chiuso però da Thiam. Si tratta di rimessa laterale a beneficio del Torino. Torino che riparte dunque con il suo cursore Mancino, ancora poi Ferrante, nuovamente Sperotto di testa, riesce a svettare Vita, che poi non è uno dei più alti del Torino. Buono il suo coordinamento, palla alta. Sì, è riuscito ad anticipare Biraghi, che però è stato abbastanza furbo nell'ostacolarlo un pochettino nel momento in cui si accingeva a saltare, per cui gli ha fatto un po' perdere un po' di coordinazione. Il rilancio da parte di Bardi, Dell'Agnello verso Bessa, lo scambio con Duncan, messa laterale per l'Inter, Biraghi. Biraghi riesce a coinvolgere nuovamente Bessa, da Bessa ancora per Romano con il sinistro, l'appoggio verso Duncan, il traversone di Duncan e il pallone governato dalla... Ancora Thiam, termina terra Bessa, intervento falloso su di lui, si tratta di calcio di punizione per l'Inter, fallo su di lui da parte di Sperotto. In questa fase dei tempi di recupero, ma anche durante la partita, soprattutto quando le squadre sono un po' stanche, sono molto chiuse, i falli si aumentano e ci sarebbe anche la possibilità di sfruttare queste palle inattive, perché una buona percentuale arriva dalle palle inattive o frontali direttamente in porta o anche dall'esterno. Poi bisognerebbe avere un destro e un sinistro che calciano molto bene sia ad uscire che a rientrare. Calcio di punizione per l'Inter dal limite destro dell'area, fondamentalmente una sorta di corner corto, palla a mezz'altezza, prova a inserirsi Biraghi,
Poi è Gomis molto bravo nello scegliere il tempo dell'uscita e bloccare. Abuso duro poi su Romano, il portiere granata. Un nervoso, senza un grande motivo. Andiamo a rivedere l'uscita poi da parte di Romano, era terminato a terra in precedenza. Romano ha tentato di ostacolarlo mentre stava alzandosi Romano e apprestandosi all'uscita Gomis. Rimessa laterale per Natalino, ancora per Panepinto, poi Sperotto, nuovamente Panepinto, pendente a trovare però la chiusura da parte di Natalino, poi Ippolito, Ferrante, poi ancora da Natalino verso Dell'Agnello. Dell'Agnello difende bene il pallone, il numero 9 riesce a liberare Duncan, sostenuto da Biraghi che ripara anche a un controllo non perfetto del ghanese. Bessa, dialogo con Dell'Agnello, ancora da Bessa per Dell'Agnello con il sinistro, era molto buona l'intuizione di Dell'Agnello, altrettanto però anche l'intervento in anticipo di Panepinto, contrattacco di Sperotto. Bravi difensori del Toro a chiudersi in posizione centrale, erano in quattro, difficile che il pallone potesse passare. Ancora da Thiam, Duncan prova a convergere sulla destra, il tentativo con il sinistro improvviso, ha cercato gloria personale il giovane ghanese, attento Gomis. Sì, no, molto bravo perché si è portato la palla sul destro e a quel punto pensò fosse chiuso, invece con una sterzata è rientrato, poi è stato partire subito un tiro molto molto forte, però abbastanza centrale, Gomis era in posizione precisa. Messa laterale per il Torino con Franchino. Di testa interviene Krisetic, ancora il capitano Franchino. Rimessa in gioco per il Toro con Scaglia, che libera Chiosa. Manovra il numero 6, il lungo lancio di Chiosa, di testa Natalino, ancora poi il numero 4 Benedetti, nuovamente Sperotto, insiste Sperotto, chiuso da Romano, c'è spazio per il Torino ancora con Pinelli dentro l'area, termina a terra, chiuso da due nerazzurri, e l'Inter poi prova a respirare, calcio di punizione per l'Inter. E comunque abbiamo visto che i 5 minuti di pausa, di sosta, hanno fatto bene al Toro perché ha ripreso un pochettino coraggio e sta rigiocando quasi come nella prima parte della partita. No, qui contatto, non mi sembra. Si è preso qualche rischio Duncan, ma nulla di più. Vita nel frattempo esce al suo posto Trigiani e ora Asta ha praticamente cambiato il terzetto d'attacco completamente, ha cambiato le due ali e il centravanti Comi, Vita il più giovane dei tre, quello che è riuscito ad avere anche l'autonomia maggiore, però sono quelli che hanno consumato di più perché hanno fatto un grandissimo lavoro facendo fase difensiva, fase offensiva benissimo per un'ora e dieci, un'ora e quarto, e poi è chiaro che a questo punto la stanchezza ha avuto sopravvento. Al suo posto Matteo Trigiani, intanto Dell'Agnello anticipato, commette fallo Dell'Agnello, trattenuta vistosissima sulla maglia del diretto avversario Panepinto. Si tratta allora di calcio di punizione per la formazione granata, mentre siamo al ottavo minuto già andato in archivio del primo tempo supplementare, 98esimo minuto dunque di gioco al centro sportivo Giacinto Facchetti di Milano, 0-0 tra Inter e Torino Primavera. Biraghi, c'è spazio per Biraghi mentre c'è un problema probabilmente di crampi ancora una volta per... No, non credo che sia un crampi perché è un giocatore di quelli appena entrati, non vorrei che si fosse fatto male il ginocchio cadendo. Un problema per... Non so se è Ferrante, Pinelli.
si toccava il ginocchio mentre era a terra. Sì, il numero 18 Pinelli. Lo vediamo anche ormai prossimo a essere accomodato sulla barella. E ricordiamo che il Torino ha appena esaurito i suoi tre cambi a disposizione proprio con l'ingresso di Trigiani al posto di Vita. E dunque è un bel problema per Tonino Asta, perché qualora non dovesse farcela Pinelli, il Torino giocherebbe i tempi supplementari in condizioni di assoluta emergenza. Vediamo che viene accomodato in barella Pinelli, per il quale purtroppo la partita rischia di essere già conclusa. Vediamo anche che ci sono le indicazioni di Asta nei confronti del numero 10 Miello, che a questo punto dovrà fare doppio lavoro, perché nel momento in cui Pinelli, come sembra, non è in grado di riprendere il suo posto in campo, è un Torino che a questo punto sembra giocare con una sorta di 4-1-3-1, diciamo, con l'avanzamento di Ippolito sulla linea di Ferrante e Trigiani, e Miello deputato a fare il punto di riferimento in avanti. In pratica una sorta di rombo. Sì, non era un fallo, ma è... Palla scodellata. Sì. Crise Tigio verso Romano. Ancora per Crise Tigio, poi Biraghi. Allarga Biraghi verso lo stesso Crise Tigio, poi Romano. Da Romano allarga verso Natalino, poi Benedetti. Ancora Crise Tigio. Tocco da parte di Duncan, mentre vediamo che Pinelli a bordo campo sta corricchiando, quindi potrebbe essere imminente il suo ritorno in campo. Una buona notizia per il Torino, che certo non merita di chiudere la gara in inferiorità numerica. Vediamo che fatti Pinelli per il momento rientra in campo. Penso che abbia fatto segno il mister, riprovo, esatto, per vedere, esatto, se ce la faccio o meno, insomma. Esatto, d'altronde cambia poco o nulla in questa situazione. Fa bene Pinelli a provare a testare la sua autonomia. Tiam recupera poi Ferrante. Ferrante imposta sulla sinistra, va via Ferrante. Ferrante prova un'ulteriore accelerata nell'uno contro uno con Natalino, che lo costringe a depositare il pallone a fondo campo. Calcio di rinvio allora per l'Inter con Bardi. Quando ci avviciniamo alla fine del primo tempo supplementare, il calcio di rinvio per Bardi. Lunghissimo lancio di Bardi, il controllo mancato da Ippolito, poi Sperotto deposita di testa dalle parti di Gomis. Timidamente Dell'Agnello prova a andare a pressare il portiere Granata, che però effettivamente poteva prendere il pallone con le mani, aveva solo interesse a far sfilare il tempo nella maniera più neutra possibile. Rilancio di Gomis, di testa Chisela, scaglia la sponda di petto di Miello, intelligente, verso Trigiani. Trigiani sulla corsia di destra punta Duncan, che lo chiude poi in fallo laterale, rimessa in gioco per il Toro con Franchino. Pallone tra le mani del capitano della formazione Granata, ancora per Miello. Si tratta di calcio di punizione per l'Inter. Calcio di punizione per l'Inter, quando siamo a questo punto davvero a un passo dall'inversione di campo e dalla fine del primo tempo supplementare. C'è la possibilità di avere il recupero del recupero.